Lui mi ha detto, mi ha consigliato questo posto dicendo di prendere la pasta al rosé. Guardala questa pasta. Cosa potrebbe andare storto? Fermi tutti. Sabato siamo andati a Shinokubo, uno dei quartieri più caotici di Tokyo. E dopo mille avventure ci siamo imbattuti nella Kei Rose Pasta. Si tratta di un piatto multistrato composto da spaghetti, pane, pollo fritto ed una salsa rosa di origine ignota. È uno di quei piatti che ti spiazzano perché non capisci che cazzo stai mettendo in bocca. Questa pasta però è una perfetta metafora del quartiere in cui ci siamo recati. Shinokubo è una di quelle zone dove ci sono costanti stimoli, influenze, storie che si accavallano, per cui ogni 10 metri ti poni la domanda: ma dove cazzo mi trovo? Shinokubo è il quartiere coreano di Tokyo, o meglio, è conosciuto come il quartiere coreano, ma ora vedremo, in realtà è molto di più. Perdiamoci nelle vie di Shinokubo, vediamo sto posto di merda cosa da offrire. La cosa è questa della Korean Town qui. Molti di questi luoghi, come il caffè, il bar dove ci stiamo trovando in questo momento, hanno come target persone che sono appassionate di prodotti culturali coreani. Pieno di poster di idol vari. Io mi sento molto a disagio, cioè siamo circondati di foto di maschi su tazzine e cose varie. Il 99% dei clienti sono donne. Ti stanno guardando male. Fanno bene. Ma nonostante il disagio, nonostante l'essersi sentiti di pesce fuor d'acqua, noi abbiamo resistito, perché in questo bar abbiamo potuto ordinare il caffè nelle tazze dei nostri artisti K-pop preferiti. Per veri fan come noi, io sono un fan di lei. Uomo di cultura. Ora ho avuto un'idea geniale dopo questo caffè. K-pop bar a Milano, ma tutte le tazze c'è sopra Tiziano Ferro. È tempo di andare al supermercato coreano. Cioè proprio supermercato con solo i prodotti coreani. Sì. Wow. Ci perdiamo in un supermercato che vende alcolici, ramen istantanei, collagene, kimchi, insomma qualsiasi tipo di prodotto coreano. Ma il vero problema è che qui c'è troppa gente per i miei gusti, non è facile muoversi. C'è il delirio. Sinceramente infastiditi dal caos, comprai un paio di robe e ce ne andiamo. Siccome penso a te, ho preso da mangiare e da bere, quindi ho preso delle ottime patatine al granchio e della shochu al caffè per mandarle giù. Io invece, pam, maccoli alla castagna. Cos'è sta merda? È un alcolico di riso sudcoreano. È buono. Non so bene quanto si noti dal video, ma qui, faccio vedere, qui siamo in realtà in una viuzza laterale di Shinokubo, che è una viuzza, una parte residenziale del quartiere. Perché in realtà Shinokubo è un quartiere residenziale. Negli anni 70-80 Kabukicho, che è subito qui vicino, che è il quartiere a luci rosse di questa zona di Tokyo, attrae moltissime lavoratrici dall'Asia, dal resto dell'Asia. Lavorano a Kabukicho, ma poi vanno a dormire in questa zona. Diventa un po' la bed town per chi lavora nell'industria sessuale e viene dall'Asia, quindi migranti, sex workers. Bene, il punto è questo: per capire Shinokubo bisogna capire il suo legame con Kabukicho, con la zona luci rosse. Di questo tra poco ne parliamo. Intanto sembra che Tokyo sia divertente solamente in quei quattro posti che si vedono di solito, ma in realtà queste zone sono quelle più interessanti, intriganti. Mezzo chilo di pancetta, lattuga, bella croccante, si vede la carne che... Involgimelo. Te l'avvolgo. Immaginati lattuga croccante, dentro il maiale, ben cotto, morbido, molto grasso. Dormi perché hai mangiato un nostro compagno. Da un altro lato hai la croccantezza del porro, eccezionale. Continuiamo il nostro tour e scopriamo. Di là c'è Kabukicho, quindi c'è prostituzione, love hotel, gente che ti fa i blowjob potenti. C'è questa strada, Shokuandori, che divide il quartiere di Shinokubo dal quartiere di Kabukicho, quindi dalla zona a luci rosse. Quindi noi in questo momento stiamo camminando sul confine di Shinokubo. Volevo farti vedere questo posto dove vengo io di solito. Un posto dove la gente è molto gentile, molto buona con me. Aspetta, che c'è scritto Team Scientology. Ah, ma aspetta, Scientology! Ci ho pensato tante volte di iscrivermi a Scientology e ci sono dei vari motivi. Motivo numero uno: il capo della chiesa è la stessa persona che recita in Mission Impossible. Versus il papa, signore anziano che dice cose insensate. Numero due: aspetta, è una cosa fondamentale. Come si chiama Tom Cruise di nome? Tom Cruise. Il nome? Tom Cruise. Tom? È il terzo Tommy. Chiaramente. Vabbè, ragazzi, è arrivato il momento.
Tommy è entrato a far parte di Scientology. Qui dietro c'è l'ingresso della... Ah, ma aspetta. La ragazza. Mi era fortunato, c'è una ragazza che mi si è rismossa. Si è spostata? Ah, dici che è una prostituta? Sì, sì. È qua al lavoro. Per ma la ragazza che è dietro di te, sì, in questo momento. Per questo si è spostata. Questa zona è storicamente così. È storicamente una zona di prostituzione. Di prostituzione di questo genere. Poi però si è trasformata in una Korean Town. Per cui è diventata una zona turistica, bella, positiva. Però se tu vai poi nelle stradine laterali, è ancora quello. Donne che purtroppo sono costrette a prostituirsi. Per vari motivi. Per soldi magari. Magari lo fanno perché vogliono, che ne so. Però lo fanno in una situazione di illegalità. Per cui non so non se... tutelate in questo non senso. Non tutelate. Certo. Intanto lei comunque se n'è andata, quindi effettivamente potrebbe essere che avevi ragione tu. Qui avanti ci sono altre ragazze che si coprono il volto e sono ferme lì così. Insomma, capisci che c'è qualcosa che sta succedendo. Non è agli occhi di tutti. Se cammini qua probabilmente non ti accorgi che questo è un quartiere anche con della prostituzione. Però c'è. Come puoi notare, siamo arrivati nella zona halal e da qui in avanti è il caos. In un luogo solo c'è namaste, chiabakura, cinese. C'è tutto, vuoi dei servizi sessuali, vuoi del curry, vuoi... Voglio del curry sessuale. Cioè, subito, pam, pam, buy me vietnamita. Vietnamita, cinese, vietnamita e panini? Che no, cazzo che stai dicendo? I buy me? Tu non sai cosa sono i buy me? Senti, io non sono ricco, io non vado nei paesi, nei posti. Cosa cazzo è? Scusa, tu non hai mai mangiato un buy me? Non sono mai stato in Vietnam. Senti, io devo farti mangiare un buy me. Cos'è? È la roba più buona che esista. È un panino, vecchio. No. Me lo fa mia mamma. Io non riesco a capire perché stai levando un panino così tanto. È un cazzo di panino con la verdura. No! No, è un panino. Ma tu hai mai provato il panino con la peperonata a Napoli? Siamo in un ristorante a mangiare un panino. E lui mi dice che questo panino nessuno l'ha mai mangiato. Allora. Ok, è un panino. Non è un panino. È il by me. Vecchio. Cioè. Allora. Cioè, scusami. Scusami. In questo universo, se prendi il pane, ci metti dentro le cose e lo chiudi, è un panino. Come può essere meglio di altri panini? Allora, ti dico la verità. Si presenta meglio di quanto mi sarei aspettato. Il pane è abbastanza croccante, non è il panino da hot dog molliccio. Oh. Sti cazzo di vietnamiti sono qua dei panini. Ti deve piacere il coriandolo. Se non ti piace il coriandolo, hai dei problemi. Ora andiamo in India. I dolci indiani, no? Naan con il curry. Ok, vai, vai. Jerry, mai provato. Ha un aspetto orribile, ti dico la verità. Ma come fa a sapere che è un dolce indiano? Ovviamente non lo so, ma io mento a Tommy, così posso farlo sentire stupido. Tu non conosci i dolci indiani perché sei un ignorante? Ma odora di ketchup sta roba. Questa mia amica indiana mi ha detto che i dolci indiani sono i più buoni del mondo. Mi sa che non ha capito un cazzo. È una merda unta, semidolciastra. Fa di un cagare. Te ti giuro. Diretto podio della roba più merdosa che mi ha mai messo in bocca in vita mia. Come cazzo? Riprendiamo il nostro cammino con l'obiettivo di fare della socializzazione, ma è molto difficile mantenere l'attenzione alta in questo luogo. Cosa è successo? Taverna all'italiana Tommy. Ogni 2 metri infatti ci sono delle distrazioni, nuove cose da fare, luci, scritte, insegne. C'è questo fake tempio cinese. È totalmente folle sto posto, nel senso. È fin troppo, ti dico la verità. Cioè, obiettivamente io non cosa facciamo adesso? Entriamo così in un locale mezzo vuoto dove facciamo amicizia con il cuoco coreano e con un cameriere giapponese. Abbiamo conquistato un nuovo iscritto. Nuovo iscritto? Atarashiktoro queste gremasta. Shimoku butte eri anizuite nel sedo. Nani ga ii ka te kikitai desu. Yūkō no kawari ga sugoku hayai desu yo. Omise zishin mo atarashii koto dondon yarou venture shikou ga atte. Boku 3 nen Shimokubo iru desu kedo. Maitsuki maitsuki atarashii deiai ga Shimokubo ni aru node. Sore de akinakute. Dato che loro mi sembrano dei super esperti di Shinokubo e io e Tommy vogliamo ancora divertirci un attimo, fare un po' di serata, ho chiesto loro un consiglio sul locale da visitare assolutamente.
Lui mi ha detto, mi ha consigliato il suo posto dicendo di prendere la pasta al rosé. Tizio sconosciuto di cui non sai il nome ti dice di andare in un ristorante coreano per prendere la pasta al rosé. Cioè, 100% c'è dentro il Rufus e ti inculano mentre sei svenuto. Guardala questa pasta. Vorrei farti notare una cosa. C'era un kebab che sembrava molto buono e non hai voluto andare. Ora c'è la pasta cagata dal culo e la vuoi mangiare a tutti i costi. Tommy, tu devi uscire dalla tua comfort zone. Questa è veramente la roba più... Questa è la roba più meccosa. Incredibile che hai mai visto in vita mia. E ai partigiani che hanno lottato e dato la vita per liberare il nostro paese, che io devo le mie scuse. Ordinando questa pasta, ho tradito la patria e ho tradito il mio passato. Perdonatemi. È impossibile non avere la diarrea dopo questa cena. Io ho degli obiettivi, per cui non vado con le ragazze. Non ti interessano in questo momento? No, non mi interessano le ragazze. Cosa ti interessa? Il vlog. Il mio consiglio che ti posso dare è uno semplice e solo, ovvero il vlog è molto più importante. Fatti delle seghe. Fatti tante buone seghe. La mattina tu ti svegli, la prima cosa che fai? La prima cosa che fai? Vai. No! Il controeffetto, l'effetto negativo della sega è che ti toglie anche la voglia di vivere. La prima cosa che fai non deve essere segarti, no? Tu ti svegli, fai una doccia calda, sega durante la doccia calda, poi solo dopo, pam, finita la sega, pam, doccia fredda e fium! Ti risveglia dopamina a manetta, diventi un Terminator del vlog. Doccia calda, sega, doccia fredda. This is the routine. Tra barbecue, panini, pasta, pollo fritto, dopo un milione di calorie io mi sentivo per esplodere. Mi sento un nuovo Kinder, di quelli che però sono stati vietati negli Stati Uniti, che non puoi, sai che non puoi portare le uova Kinder negli Stati Uniti? What the fuck? Beh sì, non puoi, è vietato. Ma Ferrero c'è anche negli Stati Uniti. Che c'entra? Gli Stati Uniti hanno vietato le uova Kinder. Kinder Egg. Cosa cazzo stai facendo? Sei rovinato dalla droga tu. Thanks. You look at them. They look like eggs. Questo video è proprio Double Tommy, la fase 1.0. Cioè noi che usciamo, ci caghiamo in bocca e filmiamo cose a caso. Che bei tempi. Bei tempi, bei tempi.